Ciao a tutti, oggi prepareremo il pan di Spagna alla panna. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 55 minuti. Gli ingredienti sono panna liquida, farina 00 setacciata, lievito per dolci, vanillina, zucchero e uova. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo prendendo una teglia con chiusura a cerniera del diametro da 26 e la andiamo a imburrare e infarinare. Nel frattempo accendiamo il forno statico a 180 gradi. Iniziamo a montare la panna, mettiamo la farfalla all'interno del boccale, versiamo la nostra panna, mi raccomando ben ghiacciata. Consigliamo di posizionarla almeno 45 minuti prima di iniziare la ricetta in freezer. E l'andiamo a montare per 2 minuti. A velocità 3, senza il misurino. La nostra panna è montata. Adesso andremo a trasferirla in una ciotola capiente e poi l'andremo a posizionare in frigo e continueremo con la ricetta. Adesso andremo a posizionare la nostra panna in frigo. Nel frattempo rimettiamo a posto il boccale senza lavarlo. Adesso, sempre con la farfalla inserita, andiamo ad aggiungere le uova. E lo zucchero. E andiamo a montare il tutto per 10 minuti a velocità 3. Adesso sempre con la farfalla, col il bimbi in movimento, andiamo ad aggiungere la farina setacciata per 3 minuti a velocità 1. Dopo la farina andiamo ad aggiungere il nostro lievito per dolci e la vanillina. Il nostro composto è pronto. Adesso lo andremo ad aggiungere alla panna. Dopo andremo ad amalgamare il composto lentamente dal basso verso l'alto. Dopo che abbiamo fatto incorporare il composto alla panna, riprendiamo il nostro stampo a cerniera che avevamo precedentemente imburrato e infarinato e trasferiamo tutto all'interno dello stampo. Dopo aver versato il composto all'interno del nostro stampo, andiamo a infornare a 180 gradi per 30 minuti e dopo 30 minuti abbassiamo la temperatura a 160 gradi e proseguiamo la cottura per altri 20 minuti circa, verificando la cottura con uno spiedino. Il nostro pan di Spagna alla panna è pronto, possiamo utilizzarlo per base per torte farcite o consumarlo in questo modo. Pan di Spagna alla panna, grazie. E alla prossima ricetta!